le associazioni che hanno voluto e hanno organizzato questo evento. Siamo felici che voi siate qui e soprattutto siamo felici che questo evento per la prima volta si svolga in questo luogo. Questo evento è stato pensato sia per promuovere un momento di aggregazione e di convivialità, sia per festeggiare il Natale. È un momento anche per riflettere sul significato più profondo del Natale e quale luogo migliore da scegliere che questa abbazia, che rappresenta comunque un pezzo di storia di Aversa. Inoltre volevo aggiungere che non a caso è stato scelto Natale al Borgo come nome dell'evento, anche per permettere a tutti di riflettere un po' sul fatto che il Borgo di Aversa non è una sede distaccata, non è appunto una parte distaccata di Aversa, ma è comunque sede di cultura, e questa abbazia comunque che risale a più di 1000 anni fa è proprio la testimonianza della storia di questa città. E benvenuti a questo evento che ci vede raccolti in un tempo magico, in un tempo prezioso, il tempo dell'Avvento. Lui è nato, la luce è nata il 25 e noi insieme a lui siamo rinati. Dobbiamo crederlo, dobbiamo avere fede che i nostri cuori realmente rinascano insieme a lui.
La performance ispirata al tema della nascita, va bene, le cose a teatro non si spiegano, e quindi niente, non vorrei spiegare quello che avete visto perché è pensato per lasciarvi una sensazione, un'emozione, speriamo di esserci riusciti con tutta l'umiltà di questo mondo, niente, semplicemente abbiamo immaginato un gruppo di non nati, chissà per quale motivo, non si nasce perché non si è concepiti o perché non si vuole che qualcuno nasca, e questo gruppo di anime non nate, che però sempre sono delle anime, aspetta, attende la notizia di dover nascere, e c'è una fortunata alla quale una madre canta una ninna nanna. C'è Valeria Bassolino. Ragazzi, se faccio gli occhi strani non mi ricordo il cognome. Maria Teresa Vargas. Ok, fino a mi suggerisce, bravo. Gabriella Clemente. Enzo Motti. Anna Piccolo. Angela Di Foggia. Giussi Ruggero. Luca De Rosa. Aspetta che mi sposto, Nicolas Palme, Antonella Cotugno, Angela Caputo, Barbara De Caetano, Luca Rossi, lasciata alla fine Serena, perché Serena è la nostra insegnante di canto della scuola, che è stata insieme al gruppo ai quali anche insegna canto, ed è Serena Pisa.